Era il 9 maggio 2018, ultima giornata. La vittoria di Cremona contro Capo d'Orlando rese più dolce la sconfitta di Pesaro a Sassari. La VL si salvò, restò in Serie A, grazie anche a quella Vanoli, allenata, guarda caso, da Meo Sacchetti. Oggi è il 28 aprile 2024, penultima giornata. Cremona salva, fa visita a Pesaro, che in una situazione che si ripete da qualche anno si trova lì, aggrappata, con le unghie, con i denti a giocarsi la Serie A. Solo che questa volta una vittoria dei Lombardi non salverebbe, anzi rischierebbe di condannare i marchigiani. Ma d'altronde lo diceva anche Saramago, la vita è fatta tutta di coincidenze. Amiche e amici di DAZN, un saluto da Kevin Bertoni e benvenuti alla Vitri Frigo Arena. Questa è Carpegna Prosciutto Pesaro, Vanoli Cremona. Questo è il programma della 29esima giornata, penultima di Serie A di questa stagione. E tutte le partite si giocano in contemporanea, ovviamente occhi puntati, oltre che su questo campo, per quanto riguarda Pesaro, anche su quello che accade a Varese tra Open John Metis e Nutribull e Treviso, l'altra sfida fondamentale per la salvezza. Bisogna dire dal lato Vanoli che sì, la permanenza in Serie A, che è stato l'obiettivo principale di questa squadra, è stata acquisita con la vittoria nel derby dell'Oglio contro Brescia, la bellissima partita e l'ennesima grande prova della squadra del quinquadrato Demis Cavina, però ancora la matematica non li fa uscire da quella lotta playoff e li vedete proprio lì.
nella classifica, decimo posto, 24 punti. Servono tutta una serie di coincidenze, a partire dalle sconfitte di Pistoia e Tortona, che poi vi andremo a snocciolare, mentre per Pesaro la situazione è ovvia. Bisogna vincere e ovviamente vedere anche che cosa fa Treviso. In caso di arrivo a pari punti tra Pesaro e Treviso, la Carpegna Prosciutto gode del vantaggio della differenza canestri, lo scontro diretto che è 1-1, una vittoria per parte. E nella sfida di Varese, in caso di vittoria dell'Open John Mattis, sarebbe già matematicamente la salvezza per la squadra di Bialaseschi. Questi alcuni dei protagonisti di questa partita, con Corey Davis, che volerà tra l'altro in Canada alla fine di questa stagione, a Calgary precisamente, dove giocherà la Canada Basketball League, massimo campionato canadese, tra maggio e fine luglio. Il suo apporto però, arrivato in corsa al posto di Zegarowski, si è rivelato fondamentale. Questi gli uomini a disposizione di Demis Kavina. Vedete, ne manca uno, manca Nathan Adrian, che ha avuto problemi alla caviglia durante la settimana, voleva partire con la squadra, alla fine precauzionalmente è rimasto in Lombardia, non è arrivato alla Vitrifrigo Arena. Però Lacy, McCullough e tutte le altre bocche da fuoco ci sono, e come se ci sono per Demis Kavina, una partita con tantissimi ex da una parte e dall'altra. E questo invece è il roster di uno appunto degli ex di questa partita, uno dei grandi ex, che è Meo Sacchetti, McDuffie e Wright Foreman, tutti abili e arruolabili per Pesaro. Manca ancora Leonardo Totè, verosimilmente la VL spera di recuperarlo per l'ultima partita, la sfida al Taliercio contro Venezia, come detto sfida da tantissimi ex, a partire da Sacchetti, che ha lasciato un grandissimo ricordo, e come a Cremona, dal 2017 al 2020 Coppa Italia nel 2019 e coach dell'anno nel 2018-2019, e dall'altra parte, che oggi vestono la maglia della Vanoli, vedete Pole Bua e Trevor Lacy. E Bua a Pesaro nel 19-20 e la parte della sfortunata stagione 20-21, e Trevor Lacy a Pesaro nel 2015-2016 con 14,5 punti in 30 partite, un ottimo ricordo ovviamente anche a quello che ha lasciato Simone Zanotti, anche lui a Pesaro, 4 anni, 120 presenze dal 2018 al 2022, fu anche capitano dei marchigiani. La presentazione della Vanoli Cremona. Cremona che, come detto, arriva dalla bellissima vittoria contro Brescia, l'ultima giornata in casa se la vedrà con Milano. Parlando della possibilità di playoff di Cremona, perché ancora, come detto in apertura, la matematica non li condanna, in caso di vittoria della Vanoli, sconfitte di Pistoia e Tortona, si aprirebbero tutta una serie di scenari di playoff tramite la classifica avulsa. Però qui si parlerà di verdetti soltanto all'ultima giornata. Sentite gli applausi della Vitrifrigo Arena, che come al solito, come spesso accade, risponde presente agli indirizzi di Ebua, Lacy e Zanotti. E adesso è il momento della presentazione della Carpegna Prosciutto Pesaro. Iniziamo ad entrare in campo, a sentire la risposta di Pesaro in questa sfida non decisiva ma assolutamente fondamentale per la permanenza in Serie A dei marchigiani. Andrea Cicciarini, Matteo Tambone, capitano, e poi Cicciarini, uno che queste zone le conosce molto molto bene, lui che
appunto di Pesaro, per la precisione cattolica. Abbiamo visto anche presentazione di McDuffie e Wright Foreman all'inizio, 16 punti di media per il primo, quasi 15 per il secondo, buona parte dell'attacco passa da loro. Poi l'ultimo arrivato in casa VL, Ludon Love, si chiude la presentazione dei padroni di casa. Love alla terza partita in maglia biancorossa ed è chiamato subito a dare una grandissima mano sotto i tabelloni, zona dove Pesaro ha faticato tanto lungo l'arco della stagione, soprattutto a Tortona. Poi ne parleremo, dove è arrivata la sconfitta nell'ultima giornata, 94-76 contro la Bertram. Si riaccendono le luci alla Vitrifrigo Arena perché è il momento dell'inno nazionale. Termina l'inno, poco più di 3 minuti alla palla 2, si salutano Denis Cavina e coach Meo Sacchetti. È il momento di andare a sentire le voci dei due allenatori e partiamo proprio con quello della Vanoli Cremona. Onestamente ho chiesto molto poco, nel senso che siamo una squadra che fin dall'inizio ha avuto un'abitudine di lavorare con una certa qualità e quindi non ho avuto bisogno di chiedere niente. Certamente vogliamo finire bene la stagione, una stagione che ho definito clamorosa per certi versi, per quello che è stata nel suo complesso, e quindi la volontà è proprio quello di finire bene a prescindere da quelli che sono gli obiettivi degli avversari e dove giochiamo. Una stagione clamorosa, così l'ha definita coach Cavina, sicuramente costruita già a partire dalle primissime giornate. La squadra davvero ha fatto benissimo, soprattutto nella prima parte dell'anno. La Vanoli Cremona, poi fisiologico calo, ma la salvezza è arrivata. Corey Davis, Wayne McCullough, il capitano, Andrea Pecchia, l'ex Paul Ebuà e Grant Golden. Questi i primi 5 degli ospiti e noi adesso ci spostiamo sull'altra panchina, quella di coach Meo Sacchetti. No, non c'è da dire. Questa è sicuramente per il momento la partita più importante fino adesso della stagione, sappiamo bene il valore e cerchiamo di mettere fuori quello che abbiamo fatto nelle ultime partite, in certe partite molto meglio, in altre un po' così, però qualcosa di buono abbiamo fatto ultimamente, speriamo che basti, se no dovremo aumentare un po' la nostra fisicità. Quello fatto bene, il riferimento alla gara in casa contro Pistoia, quello fatto meno bene, ovvero sia la trasferta di Tortona. Sceglie questi 5 doppio playmaker, Andrea Cinciarini e Matteo Tambone per coach Sacchetti, Trevon Bluiett, Marcus McDuffie e Valerio Mazzola. Ormai da quando c'è stato l'infortunio di tutti, la scelta di partire con un quintetto piccolo, un quintetto che apre il campo, si vede sempre più spesso nelle gare della Carpegna Prosciutto. Vedremo poi
se anche nelle prossime sfide col recupero di Totè, nella prossima sfida con l'eventuale recupero di Totè a Venezia, sarà sempre questa scelta. Si scalda la Vitrifrigo Arena, questi gli arbitri della gara, Lorenzo Baldini, Denis Quarta e Alessandro Nicolini, saranno tutti ai loro ordini. Quintetto molto italiano per Pesaro, con Valerio Mazzola a giocare da 5, non è una novità, è stato fondamentale nella vittoria contro Pistoia con un exploit negli ultimi minuti. Cinciarini ovviamente in cabina di regia, già lo vedete, davvero un allenatore in campo, il numero 20. Dall'altra parte si prende tutto il tempo a sua disposizione, giustamente, coach Cavina, per dare le ultime dritte ai suoi ragazzi. Cremona che, come mai sapete, nelle ultime partite è priva anche di Davide De Negri, infortunio contro la Virtus nel 14 aprile, frattura scomposta della prima falange della mano destra, è stato necessario un intervento. Davide De Negri che ha chiuso con 27 partite, ma soprattutto una stagione al debutto in Serie A davvero davvero incredibile. Si siede e parla con Baioni e Pentucci, coach Meo Sacchetti, c'è anche un sorriso, chissà se è un sorriso vero oppure che nasconde anche un velato, diciamo così, nervosismo vista l'importanza della gara. McDuffie che agirà possibilmente da 4, Mazzola da 5 se vogliamo proprio dare dei ruoli, ecco, ai giocatori in campo. Ovviamente la pallacanestra è cambiata e dunque davvero è sempre più difficile anche a volte dire chi fa cosa. Pronti Marcus McDuffie e Paul Ebois al salto a 2, giù il gettone, si parte, il primo possesso è della Vanoli Cremona. Pecchia due blocchi per far salire McCullough, c'è Bluget contro di lui, esce Davis, siamo molto lontani da canestro, ultimi 10 secondi, cambio con Cinciarini sotto Ebois contro McDuffie, lo può attaccare, spalle a canestro, prende il centro, giro, tiro con la mano destra, primi due della partita dell'ex di Paul Ebois. Grandissimo finale di stagione di Paul Ebois, 21 e 10 rimbalzi nella sfida contro Brescia, uno dei grandissimi protagonisti di quella vittoria, davvero davvero un finale in crescendo per l'italo camerunense. Rimessa difficoltosa per Pesaro, consegnato in Mazzola a Bluet che batte McCullough, poi di nuovo fuori per il 22, a tempo, a spazio, la prende, la tira, la segna Valerio Mazzola. Ovviamente questo è uno dei grandi vantaggi di giocare con un quintetto piccolo, Mazzola che può benissimo aprirsi sui pick and roll e sui consegnati. Dall'altra parte qui si rischia di soffrire con Golden che prende il centro e mano destra e due anche per Grant Golden. Qui il piede di furbizia di Corey Davis per rallentare la voglia di Pesaro di correre già dall'altra parte. Cinciarini per Tambone che ha sfruttato il blocco lontano dalla palla di Mazzola, c'è un contatto secondo Tambone, non secondo Baldini, e allora si va dall'altra parte. Doppia uscita con McCullough che riceve il riccio, la Bluet contro di lui, lo manda via di fisico McCullough, tiro complicato ma sbagliato, transizione di Pesaro, Bluet in angolo a Tambone, non può esimersi il capitano, tripla di Matteo Tambone. E subito la filosofia della partita in questi primi possessi. Pesaro con due triple, una in transizione, l'altra con un pick and pop di Mazzola dopo un consegnato. Dall'altra parte Cremona che sfrutta il fisico dei suoi lunghi. Qui palla persa degli ospiti. Cinciarini ragiona e scambia con Tambone. Attacca Grant Golden. Step back sotto da Mazzola contro Pecchia. Prova a tenerlo il 6, usa le mani. Fallo di Andrea Pecchia, Mazzola
sperava in un contatto su tiro, non è così secondo gli arbitri. Qui sta la tripla in precedenza di Matteo Tambone, mentre si rimette la palla in gioco. McDuffie in angolo da Cinciarini, non proprio benissimo sulle gambe, Bua commette fallo, secondo di squadra, due in rapida successione per Lavanoli. Cinciarini cambia l'angolo del blocco Mazzola, ora arriva il pick and roll, attacca il Cincia, arresto, lob per Mazzola, l'aiuto determinante di Wayne McCullough, però si rimane su questa metà campo perché la palla ha toccato parte sotto del tabellone, dunque uscita. 2 secondi e 5 per questo attacco di Pesaro. Mazzola si apre, dimenticato dalla difesa, corta la sua tripla, offensivo di Cinciarini che ributta fuori. Corey Davis è lì pronto, in agguato, e per poco non arriva una palla rubata. Dentro Matteo Piccoli, fuori Wayne McCullough per Lavanoli. Primo cambio di questa partita, Tambone attacca, c'è l'aiuto forte come al solito di Golden. Piccoli nel frattempo che era andato quella linea di passaggio per Mazzola, giocatore davvero deve essere presente in ogni squadra, che fa davvero contenti gli allenatori, Matteo Piccoli, magari non tanto appariscente in attacco, ma un giocatore che dà tutto, soprattutto in questa metà campo, quella che spesso e volentieri risulta essere la più importante. McDuffie va su, c'è fallo. Fallo è proprio di Piccoli, che è arrivato in aiuto, lievemente in ritardo, anzi no, il fallo è di Corey Davis. Andiamo a rivedere, spero un contatto da dietro a McDuffie. Primi punti di serata anche per l'ex Napoli, lui che è uscito da Wichita State nel 2019, portato in Italia da Casal Pusterlengo, poi visto nella stagione 21-22 a casa degli attuali detentori della Coppa Italia, Gevi Napoli. Esce forte Corey Davis, però si gioca da Golden, che consegna per Pecchia. Gira stretto Pecchia, bellissimo taglio di Eboua, gliela lascia lì il 6, Paul Eboua va su e subisce fallo, 2 ci sono già, 1 in arrivo. La fisicità, la voglia di Paul Eboua, come al solito, di farsi trovare pronto. Bellissimo taglio, qui McDuffie guarda solo la palla. E poi quando Eboua riceve lì sotto, un paio di finte, assorbe il contatto. E questo è il canestro. Alza la pressione Lavanoli, una scelta che spesso e volentieri abbiamo visto fare durante l'arco dell'anno a Cavina, e zona Eboua, vola letteralmente Paul Eboua sulla finta di McDuffie. Non la scopriamo di certo oggi, ma ogni volta vedere l'esplosività, l'elevazione di Eboua. Fatta anche bene perché i due giocatori schiamano di farsi molto male quella occasione. Sono altri 2 tiri liberi per Marcus McDuffie. Nel frattempo è entrato Trevor Lacy proprio al posto di Paul Eboua. Sale Golden, ribalta il lato per Piccoli, si fa vedere Pecchia
sotto canestro, non arriva al passaggio, Golden centro area, riceve Roll, poi lì le mani educate di Grant Golden. Canestro ragionato, poi Piccoli qui porta via palla Mazzola, l'abbiamo detto poco fa, le cose importanti, Matteo Piccoli con l'assist per Corey Davis. Allora ha provato subito a rimettere la palla in gioco, è stato un fischio arbitrale. Palla recuperata e assist Matteo Piccoli. E ancora pressione a tutto campo per Lavanoli. Questa volta superata senza problemi, anzi è anche da solo a tre punti McDuffie, sbaglia però la tripla dall'angolo. Piccoli ci pensa ma non tira. Davis, pick and roll con Golden, l'aiuto di Cinciariello la deve recuperare su Pecchia, rimane accoppiato con McDuffie, Grant Golden lo batte e ne segna altri due. Tambone chiude il palleggio in zona un po' pericolosa, Bluiet senza esitare da tre, lui che è uno specialista, due volte il ferro, lotta McDuffie, alla fine la controlla Lacy che schiaccia per terra per Davis, il piede di Cinciarini. Si ripartirà da rimessa a lato per Lavanoli. Piccarol, Lacy, Golden, non si costruisce niente sul primo, allora via un altro, Pecchia attacca, tiro complicato, tabellata di Pecchia, Cinciarini, fallo del numero 6, la voglia di Pesaro di correre contro una squadra che è abile sia ad alzare il ritmo che a gestirlo, in questo caso in questa partita ovviamente sfruttando anche il vantaggio fisico. Perlomeno in questo primo quarto, in questi primi 5 minuti, Cremona sta cercando di rallentare il ritmo e obbligare Pesaro al suo gioco. Nel frattempo tiri liberi per il Cincia. E vedete sullo sfondo che una... un nutrito gruppo di tifosi della Vanoli arrivati dalla Lombardia, sempre al fianco della squadra di coach Cavina. Il blocco cieco di Lacy per Davis, Piccoli da tre punti, messo in ritmo due volte il ferro, tocca Mazzola, controlla Tambone che mette subito nelle mani di Cinciarini, sempre testa alta, attacca, finta il passaggio in angolo da Bluiet, si va ora dal 5 che ributta fuori per Mazzola, contesta Davis, sbaglia Mazzola, tocca McDuffie, la prende McDuffie che si mangia un rigore. Tambone, blitz sul passaggio un po' pigro di Golden, tutta la volontà di giocare a ritmi alti di Pesaro. McDuffie virata, bellissimo canestro in reverse di Marcus McDuffie, parità quota 13 alla Vitrifrigo Arena. Tambone commette fallo sull'uscita di Corey Davis, si chiariscono subito i due e questo è il bellissimo canestro di McDuffie. Ne cambia tre, Sacchetti, Love, Visconti e Wright Foreman, mentre entra Simone Zanotti per Lavanoli. Davis si apre Lacy contro Visconti, Piccoli ne ha sbagliato una poco fa dall'angolo, ci riprova corta questa volta. Cinciarini, la zona la vuole battere a suo modo, avrà fuori ma Visconti fa saltare, poi va su bravo in aiuto Zanotti dopo che Golden ha saltato sulla finta. Visconti non è proprio convinto, stoppato addirittura. Queste le parole del numero 9 che oggi torna a indossare, avete visto, le dei motto puffo.
scarpa alquanto appariscente di Riccardo Visconti, continua la girandola di cambi fuori, Golden fuori, Matteo Piccoli dentro di nuovo, Wayne McCullough e il giovane Filippo Galli, lo vedete col numero 12 del settore giovanile. La tripla dall'angolo per battere la zona di Justin Wright Foreman. Doppia uscita, McCullough, fallo di Quincy Ford che trattiene Wayne McCullough nel tentativo di andarsi a prendere quel pallone. Qui tanto tempo per il mancino con la maglia numero 11. Altro fallo fischiato da Baldini, questa volta all'indirizzo di Riccardo Visconti, spinta ancora ai danni di Wayne McCullough. Davis in angolo proprio per McCullough, messo il ritmo, e quella è tutta roba sua, non sbaglia Wayne McCullough. Letto bene gli aiuti chiori Davis. Bright Foreman è tornata uomo Cremona. Cinciarini chiama a sé Ludon Love, ha accettato il cambio da Zanotti, allora il 51 a vantaggio, ci va subito il Cincia, Ludon Love, nonostante l'aiuto di McCullough, 2 per il lungo classe 98. Zanotti esce, consegna per Corey Davis che rischia, si butta sul pallone Cinciarini, ultimi 8 secondi, pick and roll, si apre Zanotti che tira corto, rimbalzo di Galli, presenza a rimbalzo del numero 12, dimenticato il taglia fuori dalla difesa della Carpegna Prosciutto. Fallo è di Ludon Love e questo è il canestro poco fa, il lob di Cinciarini delicato al vetro, Ludon Love. Segna il primo Filippo Galli, classe 2005, nativo di Brescia. Ovviamente date le corte rotazioni, coach Demis Cavina, qui lo vedete difendere praticamente con i suoi, qui palla pigra a dir poco di Wright Foreman, Davis cerca il contatto, bravi gli arbitri a non fischiare a mio avviso, si corre dall'altra parte, Visconti ha una mezza idea, poi palleggia, arresto, tiro dalla media, secondo ferro, vedo che ci sta nell'economia di gioco della VL, Lacy. Scambia con Zanotti, attacca Alessi, palleggia, respiro dal gomito, dal mid range. Guardate Cavina. Qui autostrada per Cinciarini, non c'è contatto con Zanotti. Alla fine ha sbagliato il tiro del Cincia, si corre quindi dall'altra parte. Adesso è Cremona che accetta di giocare al ritmo di Pesaro con Trevor Lacy che si butta all'indietro. Errore. Vediamo se Wright Foreman mette un po' di calma, che è aiutato magari dagli applausi della Vitre Frigo Arena, così è. Pick and roll con Love, palleggio, arresto, tripla, Justin Wright Foreman. Segna tanto da 3 punti la VL, questo al momento basta per essere in vantaggio di 1. 21 Carpegna Prosciutto, 20 Cremona quando arriva il primo timeout della partita. Mentre rivediamo tripla, io vi ricordo anche che stanno per arrivare gli LBA Awards dal 7 al 12 maggio, i protagonisti del campionato correranno per vincere tantissimi premi, dall'MVP al miglior arbitro ma anche il Sandro Gamba Trophy. Dunque alcune delle grandi novità dell'edizione 2024 che inizierà ufficialmente il 7 maggio, giorno in cui tifosi e appassionati potranno votare.
Dopo la bella clip legata agli LBA Trophy, questa la curva, il K2 della Vitrifrigo Arena, con Brett Foreman a colloquio precisamente per le marcature. Poco più di 90 secondi ancora da giocare in questo primo quarto. Davis aspetta l'uscita di Lacy. Ecco la palla che arriva al compagno di nazionale, con nazionale fuori ancora per Davis, frana addosso Ford. Rimesso subito in piedi Corey Davis. Erano rimasti fermi per un attimo Lacy e McCullough. Fuori Quincy Ford. Fortunatamente dunque non è nulla di grave per Corey Davis. È uscito Ford, abbiamo sentito anche qualche fischio in sottofondo. Diciamo così, un'annata per il nativo della Florida dove non è proprio entrato nei cuori della tifoseria marchigiana. Al momento 23 minuti di media partita, poco meno di 7 punti per Quincy Ford. Mentre Corey Davis regala 2 punti di vantaggio alla Vanoli. Dentro anche Tommaso Vecchiola, gli altri under di coach Cavina, sono usciti Galli e Davis. Ed è entrato anche Pole Bua. Ancora qualche difficoltà per Pesaro a superare la metà campo. Love si avventura in qualche palleggio dietro la schiena, forse un po' di troppo. Tambone, pick and roll col 51, cambio accettato, attacca Tambone di nuovo per Love che evita la stoppata di Zanotti, ma c'è stato un tocco. Sul tiro di Love, il fallo è di Wayne McCullough, provato anche a evitare Love spostandosi, l'ha visto però diciamo così Baldini, dunque due liberi. Come è entrato anche Tommaso Vecchiola, numero 10, lui classe 2004, nato non troppo lontano da Pesaro, precisamente ad Ancona, dunque quasi un derby diciamo così per Tommaso Vecchiola, così fa anche esperienza con il massimo campionato. Zanotti ribalta il lato per Ebua, taglio cieco di McCullough visto da Tambone. E Bua ci pensa, non tira, consegna per McCullough, lui invece non ci pensa affatto. Tripla Wayne McCullough e adesso è più 4 Vanoli. Love spalla canestro contro Zanotti, ributta fuori per Wright Foreman, si gioca il pick and roll, cambio accettato da Zanotti, ributta fuori anche Wright Foreman, c'è stato un tocco di Lacy secondo l'11, sì, 3 secondi, 2 secondi, bisogna tirare, Tambone dal logo della LBA, mattone che per poco dopo la tabellata non viene accolto dal ferro. Ultimo possesso nelle mani ovviamente di Trevor Lacy, sale McCullough, non si accoppia nessuno dopo il pick and roll, Lacy secondo ferro, Tambone finisce qui il primo quarto, si segna tanto come solito nelle partite di Pesaro. 22 Carpegna Prosciutto, 26 Vanoli Cremona, questa l'ultima tripla di Wayne McCullough. Questo è il risultato dei primi 10 minuti, noi adesso ci rivediamo migliori giocate di questo primo quarto, poi torniamo qui per il secondo.
Questi numeri dei primi 10 minuti, numeri molto simili, la differenza stanno facendo soprattutto Muri di Pesaro, quei 4 rimbalzi offensivi che hanno permesso secondi possessi. Soprattutto Cremona però tira molto bene da 2, abbiamo visto grazie anche alla fisicità di Grant Golden e Polebu a giocare spalle a canestro, a trovare punti facili contro i quintetti piccoli di Pesaro prima di riprendere, diciamo così, al volo dagli altri campi a Varese. Varese è sotto 27 a 35 quando è cominciato il secondo quarto contro Treviso. Per quanto riguarda le ipotesi playoff di Cremona, Trento avanti, Trento sotto 29 a 36 con Pistoia, dunque in caso di vittoria di Pistoia e Tortona sarebbero a zero le chance dei Lombardi di partecipare alla post-season. E Tortona è sotto con Bologna 18 a 25. Ma ritorniamo qui con McDuffie che butta fuori per Tambone, attacca, passaggio complicatissimo in salto, è molto brutto di Matteo Tambone, facile questa rubata di Corey Davis. In quel momento non proprio risultati favorevoli per entrambe, in particolare per la Carpegna Prosciutto. Lessi, il carol con Zanotti, cambio accettato, e Bua attacca e batte McDuffie, tiro difficile, Tambone chiude il possesso, Brett Foreman. Visconti non ci pensa su due volte dall'angolo, Ricky Visconti, meno uno per la Carpegna Prosciutto, primi punti in questa gara di Visconti che tira quasi col 32% da 3, come vedete in grafica. Davis fuori per Zanotti, ci pensa su, ma tira e segna Simone Zanotti, ancora a sbracciarsi coach Dennis Cavina, l'avete intravisto lì in panchina perché è sempre pressing a tutto campo, qui rischia tantissimo Visconti e infatti perde palla Corey Davis da 3 punti, secondo ferro Mazzola, nessuno si accoppia con McDuffie, 2 da riscaldamento di Marcus McDuffie, una grande transizione difensiva qui per Lavanoli. Blocco di Zanotti sotto canestro per Lessi, si sceglie l'uscita del lungo che finta il cosciato a Davis, rimane un po' a metà strada Visconti perché non c'è nessuno che si accoppia con McCullough, e lasciare da solo Wayne McCullough a 3 punti vuol dire scriverne già 3. Subito time out, primo time out della partita di coach Meo Sacchetti. Adesso Cremona ha impattato benissimo in questo secondo quarto sui due lati del campo, 27 a 32. Lì Visconti ha chiamato una scelta, la palla ce l'aveva Corey Davis, non si può sicuramente lasciare da solo Corey Davis da 3 punti, però da solo c'è rimasto Wayne McCullough, quasi il 39% da 3, lo specialista di coach Dennis Cavina. Aggiustare qualcosa soprattutto a livello difensivo e soprattutto per come battere quella zona press. Ospite, questi i migliori realizzatori fino a questo momento, 8 di McDuffie, 9 di Wayne McCullough e la presenza come al solito di Andrea Cinciarini nella statistica degli assist e anche in quella dei rimbalzi. Vediamo se si è disegnata un'uscita dal pressing per Pesaro, la fa Tambone battendo di fatto Pecchia che è tornato sul terreno di gioco. Nota anche Cinciarini per Pesaro al posto di Bright Foreman. McDuffie riceve, tiene la palla alta, Visconti in faccia, Debois ancora dalla stessa zona precedente, Riccardo Visconti, buono l'impatto del nativo di Torino in questa partita che prima di questa gara chiaramente dobbiamo pensare solo a noi stessi e dare davvero davvero tutto. Pecchia sotto per Zanotti, è rimasto coperto pure con Visconti, va ad aiutare Cinciarini, molto bravo Simone Zanotti in controtempo a tirare in allontanamento. Visconti, questa non la tira, McCullough si fa ingolosire dal pallone sopra la testa del 9, commette fallo, questo il tiro di
poco fa di Simone Zanotti. Cambio Valori Cremona, esce con il 22 McCollo, entra con il numero 14 Piccoli. Fuori McCollo, dentro Piccoli per Lavanoli. Abbiamo visto anche la tripla di Visconti, non banale, segnare in faccia a un intimidatore come Paul Eboua. McDuffie parte, si prende il fondo per Mazzola che assorbe il contatto, non c'è il canestro, ci saranno comunque due tiri liberi per Valerio Mazzola. Numero 41 Zanotti, primo fallo. Due tiri per Valerio Mazzola. Sacchetti parla con Luca Pentucci, uno su due per Mazzola, il tocco di tambone, per poco non esce un altro rimbalzo offensivo per la Carpegna Prosciutto. Piccoli, dimenticato Corey Davis che batte Cinciarini, butta fuori per Zanotti che l'aspettava solo lì, e lunga la sua tripla, il rimbalzo di Pecchia, che brutta difesa di Pesaro, e poi Paul Eboua punisce tutti, due e forse anche tre. Fallo di Visconti al termine di un'azione dove tutti e cinque i giocatori della Carpegna Prosciutto sono trovati già dai primi 5 secondi dell'azione a inseguire quelli della Vanoli per visibilmente una serie di errate comunicazioni difensive. Cinciarini accetta il cambio, Zanotti lo vuole attaccare, il 20 sta molto bene con lui, Simone Zanotti, Cinciarini da Mazzola, vuole prendere posizione sotto canestro contro Pecchia, mancano 4 secondi, 3 secondi, step back di Cinciarini da 3 punti, che chiama alla carica il suo pubblico, lui che tira con il 18,5% da 3, segna una tripla molto molto complicata. Momento non semplice per Pesaro, nonostante sia sotto solo di tre lunghezze. Davis sotto da Eboua contro Mazzola, finta, il consegnato Paul Eboua, e va a schiacciare. Che bellissima giocata del doppio zero. E non date memoria, i difensori della Carpegna Prosciutto. Cinciarini ha appena segnata una e viene sfidato platealmente al tiro. Questa che era anche più semplice, invece va lunga. Zanotti riceve a posizione, no, non ha posizione Visconti. Frattempo questa è la tripla precedente di Andrea Cinciarini, cambio di mano sotto le gambe, step back e tripla, e dall'altra parte la bellissima giocata di Eboua, qui vanno memoria Mazzola e tambone. Eboua bravo a leggere la difesa. Terzo fallo di Riccardo Visconti. Due tiri per Zanotti. Abbastanza arrabbiato con questa chiamata arbitrale, non abbiamo avuto la fortuna di rivederla. Torna sul parquet Grand Golden, esce il campo positivo Simone Zanotti, qui rischia ancora Pesaro. Cavina era pronto a chiamare il challenge, poi chiede a Pecchia, ma l'hai toccata per davvero? Il suo capitano gli fa cielo di sì con la testa, allora non utilizza, o meglio in questo caso dovevamo già dire non spreca il challenge coach Cavina. Alla fine Pesaro aveva una gran voglia di buttare via questo pallone e infatti così è stato. Golden per Davis contro Mazzola, allora si balla, arriva però l'aiuto su quel lob decisivo di McDuffie, seconda palla persa della partita della Vanoli. Dall'altra parte McDuffie, anche nel primo quarto aveva sbagliato un tiro simile, un po' più semplice quello del primo quarto.
Qui butta via palla anche Corey Davis, adesso non un grandissimo basket in questo momento, Bluiett col palleggino per mettere d'accordo tutti, cortissimo il suo tiro, ma c'è rimbalzo offensivo a fine in fondo, Tambone si mette in ritmo anche lui, altro errore, rimbalzo di Pecchia, corre ancora anche la Vanoli. Primo rimorchio è Golden, il secondo è Bua che prende posizione sotto canestro contro Tambone, scusate. Lo ha visto subito Pecchia, lì si vuole andare, Tambone in qualche modo alla fine decide saggiamente di usare le mani. Un fallo che permette un po' a tutti in campo e anche a noi di respirare un attimo. Ultimo minuto e mezzo di secondo quarto, mi si è corso tanto, è stato tanto ritmo, però diciamo che il livello visto in campo non è stato proprio eccesso, per usare un eufemismo. Tornato McCullough al posto di Davis, Golden molto lontano dai tre punti, lì non è pericoloso, poi dà via una palla immaginifica Grant Golden per Wayne McCullough. Bluiett vuole attaccare subito, poi ci ripensa, arriva a quota 11 McCullough, ma qui un punto e mezzo, anche un po' di più, sono di Grant Golden. Mazzola si butta all'indietro, complicato Valerio Mazzola, sempre due possessi a dividere le due squadre in favore della Vanoli che attacca. Seguiamo il taglio di McCullough sui due stagger, riceve, alla fine ricomincia da Pecchia che gioca il pick and roll con Golden, cambio accettato, rimane Cinciarini contro il 33, alla fine e Bua! Ancora Pole Bua che gioca sulla non perfetta difesa lontano dal pallone di Marquise McDuffie e lo punisce con un taglio backdoor. Andiamo a rivedere, tutta l'attenzione era concentrata dall'altra parte, questo il pallone di Grant Golden. Che bella palla di Grant Golden, mani davvero non usuali per il 33. Qui la schiacciata di Ebua, perché tutti guardavano il vantaggio di Golden sotto canestro. McDuffie ha seguito solo con lo sguardo la palla e la penetrazione di Andrea Pecchia, infatti vedete col sacchetti sta urlando proprio nella direzione del 26enne dal New Jersey. 12 di Pole Bua, 11 di Wayne McCullough. Dall'altra parte 8 di McDuffie, 6 a testa di Visconti e Mazzola. Però l'idea, meno in questo secondo quarto, fino a questo momento, che Pesaro, soprattutto difensivamente, sta davvero inseguendo la Vanoli che con la stazza, con il fisico, con le mani di Golden, con l'atletismo di questo signore qui e non solo, sta però mettendo il proprio ritmo alla gara. È tornato Justin Brett Foreman, su di lui c'è Matteo Piccoli, sempre chiamato a questo tipo di lavoro sporco contro di fatto quasi sempre il miglior realizzatore, il miglior attaccante di tutte le squadre, ma lavoro che Piccoli svolge davvero egregiamente. Qui manda via Golden, fallo di Piccoli, canestro di Justin Brett Foreman. Fallo numero 14, Piccoli, primo fallo. E beh, ma qui di fatto con la mano sinistra poco prima della virata Matteo Piccoli a cercare il pallone, però il canestro che poi fa Wright Foreman è una cosa che riesce a lui e a pochi grandi altri attaccanti in situazioni di uno contro uno. Realizza il libero, sono tre punti molto importanti per la Carpegna Prosciutto che torna a meno 5. McCullough è tornato Love, adesso Golden ha vita un po' più difficile, giro dorsale, stoppata di Ludon Love, la palla rimane lì, la controlla Piccoli che finta il passaggio, ora va da Golden contro Wright Foreman, cambio immediato ma ha tempo di tirarla McCullough, ma sbaglia la tripla. Cinciarini corre, prende per un attimo il centro dell'area, poi ricomincia.
tutti aperti e pick and roll, Wright Foreman con Love, non c'è cambio, rimane su di lui McCollough, tripla di Wright Foreman, due volte il ferro e Bua porta giù. La fatica che sta facendo difensivamente McDuffie contro Bua, davvero è incredibile. Qui Pecchia va su, cerca un contatto che non c'è secondo gli arbitri. Blewett fino in fondo, un po' alla sua velocità. Trevon Blewett, poi fisicamente sposta Wayne McCullough. Questo terzo tempo rallentato. Sono due anche per il numero 5. Anche lui, come Quincy Ford, è uno di quelli più spesso stati beccati dal pubblico esigente della Carpegna Prosciutto. Ed è qui quasi al piccolo trotto e poi con quel piccolo bampettino Trevon Blewett, eccolo lì, manda via Wayne McCullough e ne deposita due, i due del meno tre. Secondo time out chiesto dunque da Cavina, perché è rientrata Pesaro a un solo possesso di distanza dagli altri campi, lo sta per chiudersi il primo tempo. Non arrivano grandi notizie per Pesaro, perché Treviso è avanti a Varese 49 a 58, Pistoia avanti a Trento 41 a 52, e Tortona parità a due minuti alla fine del primo tempo con Bologna 36 a 36. Questi numeri di Justin Wright Foreman, metto solamente due tiri da tre per un totale già supera la doppia cifra. Lacy pick and roll alto con Ebua, si va sempre da Greg Golden e poi partono i tagli, il primo è di Pecchia, si muove anche McCullough, si torna però da Lacy, virata fuori da Pecchia da tre punti, non in perfetto equilibrio ma c'è lo stesso, il tiro da due però piede sulla linea del numero 6. Altro attacco splendidamente disegnato, qui ancora il reverse di McDuffie che oggi da vicino a canestro veramente al momento non riesce a metterla dentro, questo era anche complicato però McCullough in angolo a tre punti da solo, tripla ancora sempre Wayne McCullough. Il break della Vanoli che è tornata sul 50 a 41. Dopo il time out, passi di partenza di Wright Foreman. Il gioco che dovrebbe essere sul 49, infatti viene modificato in questo momento. Fuori Ebua, dentro Corey Davis. Ovviamente alterna quintetti lunghi e piccoli, date le rotazioni a sua disposizione, coach Demi Scavina. Finto blocco di Lacy per Pecchia, sta molto bene con lui McDuffie, tocca con la gamba il capitano della Vanoli, dunque palla persa. Ora esce Andrea Pecchia e rientra Galli. Sempre il pressing a tutto campo che in questo primo tempo sta facendo davvero passare non momenti bellissimi alla Carpegna Prosciutto. Sono arrivate diverse palle perse da questa situazione. Blewett rischia, alla fine ributta fuori per Wright Foreman, ma mancano già 5 secondi, non ha costruito niente Pesaro. Love per Cinciarini, palleggia, arresta e tiro dalla media Andrea Cinciarini. Alla fine, sfruttando un accoppiamento vantaggioso, Pesaro è riuscita a segnare. Adesso aumenta la pressione anche Cinciarini su Corey Davis, che gioca il pick and roll con Golden, attacca Davis e poi lascia lì all'ultimo per il 33, si chiude la difesa, si rimane su questa metà campo. C'è
Si fa vedere Gallic, anche Golden arriva, Luton Love che probabilmente stoppa. Situazione di 5 contro 4, Cinciarini preferisce aspettare e giocare il pick and roll. 5 secondi, Bright Foreman ancora con la virata come poco fa, sbaglia, si lotta a rimbalzo, finisce qui il primo tempo alla Vitrifrigo Arena, Carpegna Prosciutto 43, Vanoli 49, più 6 per gli ospiti in una sfida che Pesaro deve vincere eventualmente per la salvezza. Noi tra poco sentiremo uno dei protagonisti a bordo campo, siamo pronti per andare a bordo campo per sentire le parole di Paul Ebua. Paul, una partita molto fisica fin qui, sotto canestro state avendo la meglio, c'è qualcosa da aggiustare in questa seconda metà di partita? Sì, penso che dobbiamo controllare più il gioco, dobbiamo limitare le palle perse, e essere un po' più fisici e pronti a rimbalzo. Queste le parole di Paul Ebua al microfono del nostro Nicola Bracci, controllare di più il gioco ed essere più cattivi a rimbalzo. La ricetta per portare a casa questa partita nel secondo tempo, queste alcune delle migliori giocate di Ebua e di tutta la Vanoli. Questi i numeri, primi 20 minuti in numeri, le splendide percentuali degli ospiti al tiro, quasi il 62%, ben al di sopra della sua media stagionale. Cremona che è col 56, comunque la terza miglior squadra al tiro da due punti, ma ovviamente la qualità dei tiri, questa sta facendo la differenza in favore degli uomini di coach Demi Scavina, oltre ovviamente anche al tiro da tre punti. Comunque Pesaro 6 su 17, tira più da tre che da due, ma questa non è una novità per la Carpegna Prosciutto in generale, per le squadre di coach Meo Sacchetti. 43 Carpegna Prosciutto Pesaro, 49 Vanoli Basket Cremona dopo i primi 20 minuti, ma c'è ancora tutto un tempo da vivere. Noi adesso vi lascio con le migliori giocate questo secondo quarto, con le migliori giocate della giornata precedente, poi ci ritroviamo qui dalla Vitrifrigo Arena. Sempre per me Calla che dà una palla bellissima a Grant Golden. Bellissimo l'assist splendido di Parks. Del Palac
Carrara. Mazzola e poi Dau! Eccola qua, pronta per la top 10. Attacca Davis e Buha! Tucker, l'assist per Casarin. Ora Hub, Erkut. Si gira e Buha, e Buha. Ultimo tiro, saltatone, era uno scatenatissimo, Tyler Ennis. Mannion si alza col tiro da tre punti, lo manda a segno. Armata la mano benissimo di Nico Mannion. Ancora Nico Mannion, se il mismatch con Gombo, prende il tiro da tre punti, lo realizza. Si va in punta da Mannion, esplora il pitturato, appoggia il tabellone. Mannion alzato, un altro alley-oop per Okeke. Accelera Mannion, trova benissimo Gabe Brown in ritmo con il tiro da tre punti. Vola il ferro, Nico Mannion, altri due d'autore per il Red Bamba.
nuovamente collegati dalla Vitrifrigo Arena. Poco più di 4 minuti, questi i numeri fino a questo momento, le statistiche della gara. La stragrande differenza ovviamente nelle percentuali, data da un'ottima qualità, un'ottima costruzione dei tiri della squadra di coach Demiscavina. Intanto ne approfitto, ci sono le statistiche anche per ricordarvi gli appuntamenti in arrivo qui su DAZN. Ovviamente per quanto riguarda la Serie A, l'ultima giornata, la 30ª di regular season, domenica 5 maggio, poi sabato 11 e domenica 12 scatteranno i playoff con le gare 1 dei quarti di finale, ovviamente anche tutti i playoff dai quarti fino alla finale in diretta qui su DAZN, e tra l'altro anche la finale di Basketball Champions League, perché alle 20 ci sarà la diretta con l'ultimo atto tutto spagnolo che vedrà di fronte Tenerife e l'Unicaja Malaga, e poi ovviamente i playoff di Eurolega tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio, le gare 3 dei quarti di finale con Real Madrid che può raggiungere per prima le Final Four dopo il 2-0 nei primi due incontri contro il Baskonia, mentre le altre tre serie, Maccabi Pana, Olympiacos Barcellona, Fenerbahce e Monaco, ripartono tutte dall'1-1. Poi vi ricordo che le gare 4 sono in programma il 2 e il 3 di maggio. Questi gli appuntamenti in arrivo, oltre anche a DAZN God Game con Pierluigi Pardo e Matteo Gandini. Martedì ci sarà il capitano della 1 Hotels Reggio Emilia, Michele Vitali, ore 14.30 sul canale YouTube e poi anche su Spotify e sull'app di DAZN. Abbiamo visto i migliori realizzatori fino a questo momento, grande impatto sulla partita come sempre, questo grande crescendo di finale di stagione Paul Eboua, positivo anche Ludon Love. Pesaro però sta faticando soprattutto quando non c'è il 51 in campo a mettere il suo fisico, a gestire i lunghi di coach Cavina, appunto Eboua, ma anche Grant Golden, oggi ricordiamo che manca oltre a De Negri Nathan Adrian e poi Wayne McCullough, che fino a questo momento con le sue triple sta mettendo vero davvero a dura prova la difesa della Carpegna Prosciutto, alcune relativamente semplici, poi canestri che è in penetrazione su questa bella palla di Golden, da vedere e rivedere. Chiaro che quando si fa tirare uno come il 22 piedi per terra diventa tutto più facile. Per quanto riguarda la Vanoli, questi i numeri. Arriva prontamente la grafica di Wayne McCullough, 14 punti, 13 minuti, percentuali a dir poco splendide per il nativo di Oakley in Texas, guardia classe 1994, 29 anni. Abbiamo sentito Eboua a fine del primo tempo impattare bene nel secondo, controllare di più il gioco e anche buttarci di più a rimbalzo. Questa è la ricetta per portarla a casa. Dall'altra parte, cosa deve fare meglio Pesaro per rientrare e vincere questa partita delicatissima? Più che la metacampo offensiva, come spesso accade, è la metacampo difensiva da dover essere rivista. Grant Golden soprattutto era non tanto appariscente a livello realizzativo, ma è riuscito a orchestrare il gioco dal post basso creando sempre e continuamente vantaggio, poi molto bravo a dar via quel pallone, le ottime mani del 33 per costruire punti su punti, e poi anche la fisicità come detto di Paul Eboua e tutte letture spesso e volentieri ben fatte dalla squadra di coach Demiscavina. McDuffie, Bluiett, Mazzola, Tambone e Cinciarini, Sacchetti abbastanza arrabbiato con i suoi per una prova non eccelsa nel primo tempo, e soprattutto ricordiamo che tutte le gare sono in contemporanea, quindi aggiorno tifosi di Pesaro, Treviso è avanti 54 a 64 a Varese, siamo in apertura di terzo quarto. Per quanto riguarda le speranze playoff della Vanoli, Pistoia è in controllo a Trento mentre sul 55-42, mentre Bologna è sopra a Tortona 39-41 dopo i primi 20 minuti. Vi ricordo che Cremona, per poter ancora sperare nella post season, deve
devono arrivare ovviamente la vittoria su questo campo e poi le sconfitte di Pistoia e Tortone. Poi si giocherà tutto alla trentesima. Ovviamente l'obiettivo principale dei Lombardi in questa stagione è la salvezza, l'obiettivo principale è stato raggiunto, però abbiamo sentito anche da Cavina nel prepartita onorare ogni sfida fino all'ultimo, come è giusto che sia, e poi chissà che con bravura, magari un pizzico di fortuna e la matematica non arrivi anche un grandissimo risultato. Ma ancora ci sono 20 minuti da giocare, è tutto pronto e si riparte in questo momento con il primo possesso nelle mani di Corey Davis. Golden, la pressione molto alta di Mazzola per non far ragionare il 33, schiacciata per terra per Davis. Bella palla qui di McCollum nella tasca per Golden, il tiro è corto, poi Bluiett si dimentica di difendere dopo il rimbalzo offensivo, altro rimbalzo offensivo della Vanoli, da solo Wayne McCollum. Ferro ci ha abituato bene il 22, due triple sbagliate che sporcano lievemente le sue percentuali. Qui la difesa su McDuffie, lo attacca, rischia di deragliare, toglie la sedia McCollum fallosamente, però secondo Baldini, e dunque terzo fallo nella sua partita. Non proprio una grande notizia questa per coach Cavina, però non toglie dal campo il suo esterno. Mazzola contro Corey Davis, si sbraccia Mazzola, vediamo se la palla arriva lì. Bluiett vuole attaccare a McCollum, lo manda via, gli tira in testa, complicato. C'era un netto vantaggio di Mazzola contro Corey Davis. Bluiett ha preferito attaccare uno contro uno. Non proprio una grande scelta qui del numero 5. Davis si apre, Ebua che attacca, tambone, arresto, centro dell'area, passo di incrocio. Paul Ebua. E qui orrenda comunicazione tra Cincerini e Tambone, palla persa, mugugna la Vitrifrigo Arena, non proprio il modo ideale di cominciare questo secondo tempo. Sale Corey Davis che poi blocca per Golden, ora la va a prendere. Cambio accettato, Bluiett smanaccia, rischia il fallo, 6 secondi, 5, Davis lo attacca, l'aiuto di Cinciarini fuori per Pecchia da 3, secondo ferro, Tambone, decisivo l'aiuto di Cinciarini, Bluiett va a prendere posizione in angolo, Tambone lo vede ma lo ignora, preferisce ragionare, c'è Mazzola contro McCollum, questa volta vediamo se si va lì, no, si va, Marcus McDuffie che brucia letteralmente di primo passo Paul Ebua. 10 per numero 1. E Buada e vai con Davis, lascia lì per Pecchia che rischia i passi forse perdonati. Corey Davis, errore da 3 punti, corre McDuffie in corsia, Tambone, Bluiett, Trevon Bluiett, canestro e fallo e aggiuntivo in arrivo. E quarto fallo di Wayne McCollum. E adesso coach Cavina lo leva immediatamente dal campo, anzi l'avete intravisto nel replay subito dopo il fallo. McCollum, guardatelo, prende la via della panchina. Sbaglia il libero Bluiett, dunque non si concretizza il gioco da 3 punti, ma è sempre sotto di 4. Pesaro rischia l'infrazione di campo, Corey Davis, questa è una buona difesa della VL, Tambone però si dimentica di Corey Davis, c'è l'aiuto e allora la palla per Pecchia arriva con i tempi giustissimi, il canestro è facile facile per il capitano Mazzola. Cinciarini contro Lissi che lo sfida apertamente e palesemente al tiro, blocco cieco di Mazzola per Cinciarini, Tambone decide di attaccare, rischia quasi di perdere il pallone, 6 secondi, 5, rischia a fare un attacco Tambone che sbaglia da 3, Cinciarini a rimbalzo in attacco,
sono un po' confusa, della Carpegna prosciutto, ma sono ancora 9 secondi. Cinciarini contro Pecchia, vediamo se l'attacca, cambio accettato da Golden, attacca ora Cinciarini, mani addosso di Andrea Pecchia, fallo sullo scarico per Valerio Mazzola. Terzo anche per Andrea Pecchia. Con Baldini che gli dice alla prossima, è tecnico. Non so se qui non vedo proteste, presumibilmente è giudicata una simulazione prima sul tiro di Tambone. E qui attacca contro Golden. Sta bene con lui il 33. Blue è extra pass in angolo per Mazzola, corta. Visibilmente corta la tripla di Valerio Mazzola. Rimane a meno 6 Pesaro. Golden, il suo spot, spalla a canestro da Davis, cambio accettato, Mazzola deve rimanere con lui, poi c'è stato un blocco al volo proprio di Golden per liberare il compagno, fucilata nelle mani di Matteo Tambone. Dopo l'errore da sotto di Corey Davis. Davis in angolo, Lacy man in faccia, Lacy secondo ferro, la sua tripla, corre adesso McDuffie per Tambone. Vuole ragionare. Finto pick and roll tra Cinciarini e Mazzola, questo è vero. Taglia Mazzola che ha contro Corey Davis, allora si va lì, rischia abbassando il pallone Mazzola. Alla fine ne nasce un fallo di Corey Davis. Dopo i primi due minuti di terzo quarto, e Pesaro era ancora negli spogliatoi, adesso c'è la Carpegna prosciutto. Lo fa vedere anche Cinciarini che chiama un po' a raccolta il suo pubblico. ...6.032 spettatori oggi presenti alla Vitrifrigo Arena. Mentre parlano Collini e Cavina, cambio. Fuori Davis per Piccoli. Fastidito Corey Davis, forse non tanto dal cambio quanto più per il fallo fischiato ai suoi danni. E a testa bassa esce silenzioso e si dimentica di dare il 5 al suo compagno. Avete visto la smorfia infatti di Matteo Piccoli. Meno 2 Pesaro, palla in mano Cremona, prova a alzare i decibel anche la Vitrifrigo Arena. Si muove Pecchia, taglia i blocchi Cinciarini e rimane con lui. Attacca Lesi in angolo, Ebuà da 3 punti, è un cross quello di Ebuà. Adesso palla del pareggio e del possibile vantaggio eventualmente per Pesaro. Tambone senza esitare da 3, secondo ferro. Chiude il possesso Lesi e chiama calma. E Buà in angolo da Pecchia che si prende la linea di fondo, contro di lui Cinciarini, vuole giocarsela in post basso, il raddoppio di McDuffie, ributta fuori in emergenza Pecchia, 5 secondi, 4, Lesi da casa sua, secondo ferro, Pecchia rimbalzo offensivo, Pole Buà chiude il possesso, facile facile la schiacciata di Pole Buà. Cinciarini contro Lesi, virata, tiene il controllo del perno, Tambone ne ha sbagliata una poco fa, se ne prende un'altra, questa a più ritmo, con più calma, respirando anche una volta di più, avete visto Cinciarini, adesso anche Tambone chiama raccolta la sua curva, perché la Vitrifrigo Arena deve ancora entrare forse veramente in questa partita, dal ritmo un po' così, un po' ondulatorio, controllata spesso dalla Vanoli, ma Pesaro è assolutamente lì. Adesso Cavina ha chiamato time out. All'andata era 19 novembre, mentre che la mascotte la VL incita il pubblico ad alzarsi. 19 novembre, ottava giornata, erano due, Pesaro e Cremona partivano ovviamente con lo stesso obiettivo, quello della salvezza.
praticamente no game al Palaradi, 17 di Wayne McCullough, oggi a quota 14, 96-89 il finale, tra l'altro tripla doppia sfiorata da Picchia, 9 rimbalzi e 8 assist. Oggi la partita è ben più tirata, difficilmente Pesaro, che ora 54, chiuderà con soli 69 punti, ma anche dall'altra parte, meno che non si battano svariati record, dubito che Cremona riesca dai 55 che ora chiudere a 96. Si ritorna in campo, è uscito Mazzola per la VL, c'è Ludon Love. Adesso è in partita anche il pubblico di Pesaro. Lesi, pick and roll, show forte di Love, prova l'anticipo McDuffie e Buà in angolo da Pecchia da tre punti, close out di Cinciarini, corto rimbalzo lungo che premia Golden, fuori per Piccoli, tripla di Matteo Piccoli, qui rischia Pesaro ancora sulla pressione a tutto campo della Vanoli. Dopo aver tentato la zona, Cavina, zona che ha portato tantissimo contro Brescia, oggi tanta difesa individuale, non ha costruito niente Pesaro, la palla è sempre rimasta nelle mani di Cinciarini, ora in emergenza da Love, 3 secondi, 2 secondi, 1, deve pagare per tutti i Bluiet, fallo di Paul Ebuà e saranno tiri liberi per Trevon Bluiet. Cosa migliore che poteva immaginare Pesaro dopo un attacco del genere, qui Grant Golden dal post basso vede liberissimo Matteo Piccoli che ha tempo di caricare e segnare. Sbaglia il secondo Bluiet, porta giù la palla Paul Ebuà. Lesi, show forte di Love, passaggio in salto, poi ancora come prima fuori per Piccoli, extra pass in angolo da Pecchia, da due, però comunque è un bellissimo canestro della Vanoli. Tambone in angolo da tre, mani basse di Piccoli, hand down, man down, tripla di Matteo Tambone. Meno due, adesso le due squadre si rispondono letteralmente colpo su colpo. Si segna tanto in questo momento della partita. Golden vuole Pecchia, Cinciarini nega ogni tipo di ricezione, anche Tambone con Lesi, guardate che lavoro, la tiene molto ferma Golden che deve tirare quasi in semigancio da tre punti. Erano abbondantemente passati i 5 secondi con la palla in mano per Grant Golden. Infatti anche il pubblico e Sacchetti stava lamentando in un poco. Bluiet, giro dorsale contro Piccoli, si ritorna lì, McDuffie un in più per Cinciarini che finta il passaggio in angolo, sfidato alla tripla, Andrea Cinciarini la dedica alla sua curva, torna in vantaggio dopo tantissimo tempo la Carpegna Prosciutto, 6-1, 6-0. Lacy finì di prendere il blocco, lo prende ora, il tocchettino di Golden in angolo, Piccoli da tre, ancora Matteo Piccoli, quei giocatori importanti, Matteo Piccoli. Cinciarini contro Pecchia, lo attacca sotto da Love, 4 secondi, l'aiuto ancora di Piccoli che rischia di far perdere palla a Love, un secondo, Tambone, il tiro della domenica, per poco i dei del basket non accolgono la sua preghiera. Pecchia fino in fondo con la moto, fallo di Cinciarini, saranno due tiri liberi per Pecchia. Questa è la tripla di Tambone, poi la tripla di Cinciarini e in questo momento era 61-60 per Pesaro, poi Matteo Piccoli tripla dall'angolo con i piedi per terra, ma soprattutto forse ancora più importante di quella tripla l'aiuto che ha fatto quasi perdere palla a Ludon Love, poi è arrivato il tiro in emergenza di Matteo Tambone sbagliato, ha lasciato il campo, lo vedete alle spalle di Sacchetti il dell'Illinois.
colloquio con Quincy Ford, che dopo quel non irresistibile, diciamo così, primo tempo ancora non si è visto. Liberi per Pecchia, è pronto al cubo dei cambi Tommaso Vecchiola. Due su due per Pecchia, nuovo più 4 dunque per Cremona, da più 1 Pesaro, parziale di 5-0. Nel giro di 3 attacchi, 2 per Lavanoli, 1 per Pesaro. Richiamata la risposta alla VL, blocco lontano dalla palla tra Cinciarini e Tambone. Cinciarini vuole la palla contro Vecchiola d'esperienza, poi gli toglie la sedia Vecchiola e per poco non ruba palla. Tambone, tiro complicato in testa, Corey Davis, segna Matteo Tambone. Davis attacca, resta al palleggio e Buaci pensa, salta McDuffie e commette fallo. Pesaro ha falli da spendere ancora. Questo è il canestro di Tambone. Fuori Cinciarini, dentro Wright Foreman per la Carpegna Prosciutto. Giocato qualche minuto Vecchiola, Lessi da casa sua, Trevor Lessi dal nulla. Brett Foreman contro Piccoli in angolo da Bluiet, raddoppio e poi fuori per Tambone, ancora è salito in cattedra il capitano della VL. Risponde a Trevor Lessi, Matteo Tambone, sempre meno 2, l'ultimo possesso è nelle mani dell'ex, fallo di Mazzola. Ho detto, a falli da spendere Pesaro, per evitare un uno contro uno. Questa è la tripla di Lessi in testa, Trevon Bluiet. Fuori Piccoli, dentro McCullough ovviamente, un tiratore in più per coach Cavina, la rimessa la fa Davis, McCullough, Ferro, Tambone, non è buono ma sta segnando tutto. Finisce il terzo quarto alla Vitrifrigo Arena, 66 Carpegna Prosciutto, 68 Vanoli Cremona. Pesaro con un parziale di 23-19 in questo quarto e lì meno 2, aveva rimesso anche il nasino avanti, poi c'è stato un bel parziale di 5-0 della Vanoli, targato Piccoli e Pecchia, firma tutta italiana. Partita al momento 6,5-7 abbondante per Matteo Piccoli. Adesso ci rivediamo le azioni migliori di questo terzo quarto e poi torniamo qui per gli ultimi 10 minuti. Questi numeri fino a questo momento, il 40% di Pesaro da 3 che ha aggiustato le percentuali calate, quelle di Cremona, in particolare da 3, da 2 rimangono davvero davvero altissime. Partita che si giocherà nei dettagli in questo ultimo periodo. Nel frattempo, rapido giro dagli altri campi, Brindisi-Venezia 49-42 in favore della Epicasa, che davvero non molla un centimetro. Milano sotto con Brescia 58-59, campi che interessano a Pesaro e Cremona. Tortona è sotto con Bologna 51-56, Trento
sotto 68 a 76 con Pistoia e recupero di Varese che ora meno 5 da Treviso, 72 a 77. Siamo al finale del terzo quarto. Tambone, palleggio, arresto, tripla ancora Matteo Tambone per iniziare alla grande l'ultimo periodo di gioco. 19 del capitano Davis per Zanotti che ci pensa un po' su close out. Qui è Bua contro Tambone, chiama subito gli aiuti, arriva quello di Mazzola e Bua riesce comunque a segnare. Per ora la metà campo Pesaro, rimangono 15 secondi, la palla nelle mani di Justin Wright Foreman che si nasconde dietro il blocco, poi tira da tre! Ancora una tripla per la Carpegna Prosciutto, più due adesso per Pesaro, 9 minuti da giocare. Attacca Lacy, fuori in emergenza per Zanotti, la vuole andare a prendere e lo fa Corey Davis che gira stretto, attacca per Zanotti che va su. Simone Zanotti. Tambone per McDuffie. Ma Mazzola comincia ora l'azione della Carpegna Prosciutto, sempre dovuta alla pressione a tutto campo della Vanoli. Tambone attacca, si apre Mazzola, cambia accettato, c'è Davis contro di lui. Tambone però vuole attaccare Zanotti, assorbe il contatto, butta però nel pallone, è buono. Ma cosa sta facendo Matteo Tambone? Fallo di Simone Zanotti che ha provato a rimanere con il 15, poi usa le mani, commette fallo, Tambone letteralmente manda per aria il pallone. Questa è la tripla precedente in apertura di quarto. Segna l'aggiuntivo Matteo Tambone. Cambio fuori proprio Matteo Tambone, dentro Cinciarini. Questa è la vittoria frigorena per il capitano. Pesaro è lì soprattutto grazie alla sfuriata sotto ogni punto di vista offensiva di Matteo Tambone. Sacchetti lo leva verosimilmente per preservarlo per il finale. Corey Davis gli scivola al pallone, Piccoli da tre punti, questa è cortissima. Tra l'altro Mazzola ha rischiato perché è andato a toccare la retina, la palla però ha già abbondantemente toccato il ferro. Era già preda della Carpegna Prosciutto. Cinciarini, pick and pop con Mazzola, Visconti da tre punti, è corto, salta ma non la prende McDuffie, la porta giù Simone Zanotti. Davis, fallo di Cinciarini. La paura che fa Corey Davis quando ha tempo di giocare quei pick and roll lì anche da molto lontano a canestro e poi cambiare velocità, una cosa che sa fare benissimo, e tenere la testa alta. Quasi 5 assist di media nelle 6 partite che ha fatto il prodotto di Houston College qui a Cremona. Dunque non solo un grande scorer, un grande giocatore di 1 contro 1, ma anche un ottimo passatore. Corey Davis, ora c'è il vantaggio di Zanotti, Visconti viene attaccato da Lissi, viene battuto e spende il fallo. Quarto fallo per Riccardo Visconti. Ritorna subito Tambone. Non proprio contentissimo del cambio Visconti, ma gli si fa capire il fatto che da 4 falli, dunque meglio preservarlo. Subito dentro Tambone, chissà se non si sia raffreddato in questi pochi minuti in panchina, lo vedremo subito. Qui deve difendere contro Zanotti che va su, questa volta il fallo è di uno tra McDuffie e Tambone. Vediamo la chiamata di quarta, il fallo di il fallo di Cinciarini in aiuto, terzo fallo. Liberi per Zanotti, sbaglia il primo, l'ex capitano della Carpegna Prosciutto. Andiamo a rivedere qui l'aiuto di Cinciarini, forse con la mano sinistra ha leggermente spinto
Zanotti, questa è la decisione, 1-2 comunque per il lungo di Coach Cavina, e Cremona a meno 2. Cinciarini, cambio accettato da Zanotti, sotto Mazzola, contro Pecchia. Palla è arrivata all'ex Reyer, il fallo penso sia di Corey Davis in aiuto, se la ride Corey Davis, no, il fallo è di Andrea Pecchia che ha cinturato Mazzola, ma ovviamente lì anche Andrea Pecchia paga qualche centimetro, di solito invece no, spesso una soluzione usata dall'attacco di Cremona è il post up proprio di Pecchia contro i piccoli avversari. Nel frattempo McDuffie senza ritmo se lo crea ma sbaglia. Lessi sta con lui, Cinciarini sul primo blocco, non sul secondo. Pecchia si prende la riga di fondo, attacca, buona la difesa di McDuffie. È stato spostato, il canestro è buono, ma è chiamato il challenge. Allora, Cinciarini so, abbia toccato la retina mentre la palla era ancora sul ferro, dunque canestro buono. Cinciarini non è d'accordo, lo fa capire anche a Sacchetti, e dunque viene chiesto il challenge. Andiamo a rivedere qui la difesa, il reverse di Pecchia. Allora, chi ha toccato è ovviamente McDuffie, non Cinciarini, però se così è i due punti dovrebbero essere buoni. Andrea Pecchia poi condizionale d'obbligo. Due punti buoni infatti. Usa ora il suo challenge coach Sacchetti. Tocco alla retina di McDuffie dopo che la palla ha toccato il tabellone. Vedete la struttura che si muove. Dunque due punti buoni per il capitano della Vanoli che fa 75 pari. Cinciarini attacca Zanotti fino in fondo. Braccio di Simone Zanotti su Cinciarini. Fallo numero 41, Zanotti, terzo fallo. Terzo fallo per uno degli ex di questa partita, uno dei tre ex giocatori più l'allenatore. Mazzola, zona per Cremona, battuta subito da Pesaro con una tripla di Wright Foreman che però è corta, se ne era subito accorto. Numero 11, dopo il rilascio. Zanotti, blocco verticale di Davis per Lessi che riceve, rimane accoppiato con Mazzola. Allora adesso si balla, gli tira in testa Lessi, secondo ferro, chiude il possesso Cinciarini. Poco più di un overtime alla Vitrifrigo Arena. Tambone da tre, sbaglia, allora è umano anche Matteo Tambone. Pecchia in un modo o nell'altro mantiene il possesso della palla, va su, non c'è fallo. Cinciarini, vedete in grafica il Pesaro è quasi tre minuti che non segna, raddoppio, fallo su Andrea Cinciarini. Quasi tre minuti senza segnare per la Carpegna Prosciutto, con la Vanoli che è riuscita piano piano a rosicchiare quel poco vantaggio di Pesaro e poi adesso a impattare a 4-75, 5-30 da giocare. Fuori Pecchia, dentro Ebua per coach Cavina, quest'ultimo sprint finale. Brett Foreman per McDuffie che riceve sul tiro libero lì dove si batte la zona. Tambone, Zanotti lo stoppa. Zona grigia della difesa zona. Lì è sul tiro libero Cinciarini, cortissimo il suo tiro, molto complicato. Continua il digiuno offensivo di Pesaro, digiuno offensivo che non fa affatto bene ai marchigiani. Prova
la carica la Vitrifrigo Arena, adesso ha la possibilità di tornare avanti Lavanoli con la palla nelle mani di Corey Davis. Lacy torna dal suo playmaker, sta con lui Wright Foreman, ultimi 10 secondi, vediamo se risolve tutto Lacy, il cambio accettato da Mazzola, sidestep, Lacy complicato, Trevor Lacy! Trevor Lacy alla Trevor Lacy! Wright Foreman attacca subito, autostrada! E due, facili facili, ancora parità, quota 77. Interrotto quindi, striscia senza segnare di Pesaro, la virata di Corey Davis, poi scala le marce. Fallo subito dal 5. Il fallo è di Cinciarini ed è il quarto fallo della sua partita. Ora dovrà stare molto attento. L'urlo a Wright Foreman, avete sentito Justin richiamare la sua attenzione difensiva contro McCullough. Davis, Zanotti proprio contro Wright Foreman, mani addosso di Wright Foreman, fallo. E dunque adesso saranno tiri liberi. Fallo numero 11, Wright Foreman, primo fallo. Cambio Valoni Cremona. Intensità difensiva di Wright Foreman, andare a pressare, poi dall'altra parte c'è Corey Davis che lo brucia di primo passo. Fuori Wayne McCullough, dentro Matteo Piccoli, mentre Zanotti e Lunetta con due tiri liberi. Ancora un giro al 50%, 3 su 6 in questa partita, cronometro fermo per Simone Zanotti, un punto di vedere le due squadre, rischia Wright Foreman, alla fine mette nelle mani di Cinciarini. Attacca Cinciarini, centro dell'area praticamente, sull'attacca grossa del tiro libero, li butta fuori per Tambone, McDuffie all'ultimo secondo dei 24, tripla di Marcus McDuffie, 80 a 78. Arriva a quota 13 anche McDuffie. Zanotti, il taglio sul pick and roll, finta, va su, fatto molto bene Zanotti, ma si chiude la difesa, il rimbalzo è del numero 1, corre McDuffie. Cinciarini riceve, lo guarda e dice aspetta, con calma, adesso arriviamo. Invece si va da Wright Foreman che vuole attaccare Lacy, fino in fondo Wright Foreman rischia, Piccoli arriva in aiuto. Spesso e volentieri i tempi d'aiuto di Matteo Piccoli sono decisivi, come appunto in questo caso. Time out chiesto dalla Carpegna Prosciutto, vuole ragionare questo attacco coach Meosacchetti. Questa è l'ultima tripla, quella di Marcus McDuffie. Avrà altri due timeout a disposizione il coach nativo di Altamura. Lui è arrivato al posto di Maurizio Buscaglia proprio per inseguire la salvezza. 22 di Matteo Tambone, 18 di Paul Ebois. E questa, parlando a livello nazionale, una bellissima immagine. Perché sono anche 11 rimbalzi di Cinciarini e 7 di Andrea Pecchia. 5 assist per il trio McDuffie, Bluet e Cinciarini e 6 per Corey Davis. Come ho detto, Davis grandissimo passatore oltre che attaccante uno contro uno, ma Pesaro Cremona una partita dove davvero al potere, diciamo così, ci sono gli italiani. Questa che è la gara numero 27 tra Cremona e Pesaro. E avanti Cremona 14 a 12, che a Pesaro ha vinto 7 volte. Nelle gare giocate a Pesaro il conto è 7 per Lavanoli, 6 per i padroni di casa, che oggi quindi eventualmente avrebbero anche la possibilità di pareggiare questo dato in caso di vittoria. Fallo di Golden che è rientrato in campo al posto di Zanotti su Valerio Mazzola. Due liberi. Fallo numero 33.
per il nativo di Ferrara. Arrivato a Pisa nel 2022 dopo 4 anni a Venezia, lui che ha vinto anche lo scudetto e la Coppa Italia con la maglia della Reyer l'anno scorso, stagione sfortunata, la rottura del tendine d'Achille, ma poi grandissimo recupero nel classe 88. Fuori Cinciarini, dentro Visconti, che perché Cinciarini ha 4 falli. Si entra ora negli ultimi 3 minuti con Pesaro sul più 4. Body check sul arrivo di Lesi, che è andato a bloccare Davis. Alla fine la palla arriva al numero 13. Show forte di Mazzola, palla per Davis che attacca, mani alte di Visconti. E quarta, che è il più lontano, fallo di ostruzione. Quinto fallo di Riccardo Visconti. La scelta di quarta, la motivazione dell'arbitro è stato che Visconti è arrivato fuori posizione, quindi nonostante avesse le mani alte, comunque quello del 9 era una giocata irregolare. A vedere il replay, diciamo così, lascio libera interpretazione a voi a casa. Segna entrambi Corey Davis, che tira col 68% in stagione, 7 punti e 6 assist. Un vero lavoro da playmaker quello di oggi di Corey Davis. Tambone, cambio accettato, allora c'è McDuffie contro Davis, rimane Golden contro il capitano avversario. Cinciarini da 3 punti ancora, Cinciarini più 5, Carpegna Prosciutto fa vedere il logo della sua squadra alla curva. 12 per Cinciarini. Davis contro Mazzola, lo vuole attaccare fino in fondo, poi fuori per Eboua, come l'ha visto Corey Davis. Eboua da 3, Paul Eboua è sempre lì Cremona. Che visione di Corey Davis, la tripla di uno degli ex, 21 per Paul Eboua, partitone ancora una volta del doppio zero. Wright Foreman attacca fino in fondo, fallo di Trevor Lacy, che va a chiedere spiegazioni a Piccoli. Forse per una scelta difensiva, se magari si aspettava un cambio a Trevor Lacy. Questa la tripla di Cinciarini con annessa esultanza. Quello stemma sul cuore. Questa la tripla di Paul Eboua. Con tempo e spazio, Eboua si sta rivelando anche un ottimo tiratore da 3 punti, 32% fino a questo momento per l'ex Brescia Pesaro, che insomma protagonista nel derby dell'Oglio contro Brescia, dove d'altronde ha giocato, protagonista anche oggi contro Pesaro, dove come detto ha giocato. Davis per Lacy, si vuole andare sotto la picca contro Tambone, pensa a Lob Lacy, alla fine arriva su di lui McDuffie. Ora Eboua si gira contro Cinciarini, rischia i passi, si chiude la difesa ed eccoli qui, infatti i passi, 92 secondi alla fine, più 4 Pesaro, palla in mano, chiama il pubblico Justin Wright Foreman. Pressione a tutto campo per Lavanoli. Attacca Cinciarini, mano sinistra, ributta fuori per Mazzola. Di nuovo il pick and roll, taglia Mazzola perché contro di lui c'è Corey Davis. Si va in angolo da McDuffie, sbaglia, rimbalzo, fallo a rimbalzo di Valerio Mazzola. E questa non è assolutamente un'ottima notizia per
la Carpegna prosciutto, perché saranno due tiri liberi per Trevor Lessi. Cinciarini ha letto la situazione, c'è stato un aiuto di Andrea Pecchia per evitare il passaggio a Mazzola che aveva vantaggio. Dunque palla in angolo per McDuffie, che giustamente si è preso la tripla, però non l'ha mandata a bersaglio. Tiri liberi per uno degli ex, Trevor Lessi. Sbaglia il secondo difensivo, scusate, di McDuffie, che anticipa l'arrivo di Polebua. C'è McCollough contro Cinciarini. Lessi per Tambone, attacca, palleggia, arresta e tiro. Tambone! Tambone! Canestro fondamentale, 24 di Matteo Tambone. E Lessi, vedete che è una furia con Eboa, perché avete visto lì per lì nessuno tra Eboa e Lessi si era accoppiato, né con Tambone né con il lungo della Carpegna prosciutto, Valerio Mazzola. Dunque Tambone ha avuto tempo e modo di fintare, battere Lessi, quel palleggio, arresto e tiro. 52-7, 24 di Matteo Tambone, 21 dall'altra parte di Polebua. In doppia cifra anche McCullough, Pecchia, Zanotti da una parte, Wright Foreman, McDuffie, Cinciarini e Mazzola. E questi sono alcuni dei canestri di Matteo Tambone, che nel terzo quarto ha fatto cose incredibili, è davvero davvero salito in cattedra. Una giornata fondamentale, l'orgoglio, la voglia, la grinta del capitano, lui che è a Pesaro dal 2020 dopo tre stagioni, tra l'altro a Varese. Varese che è sotto negli ultimi minuti di partita, 93-95 contro Treviso. Che bel finale di campionato, di stagione regolare. Davis per Lessi in angolo, da Pecchia che attacca al centro dell'area. Tambone non è piede secondo gli arbitri, allora è palla rubata di Tambone. Bluiet ovviamente non tira, arriva a prenderla Cinciarini, che chiude il palleggio. Vediamo se ritorna dal Cincia. No, Tambone, ultimi 10 secondi, si prende lui questo possesso contro Bua, uno contro uno. Tambone, finta il tiro, chiude il palleggio. Bluie, 3 secondi, 2 secondi, assorbe il contatto, manda per aria il pallone, non c'è niente. McCullough corre, contatti tra i due, Pecchia, fuori Wayne McCullough, subito timeout per Pesaro, 6 secondi e 7. Non proprio un grande attacco, diciamo così, usiamo questo eufemismo che si potrebbe dire ben altro, quello della Carpegna prosciutto. Ovviamente l'obiettivo numero uno era far passare il tempo, questo è stato. Poi però anche dall'altra parte una difesa non eccessa, ovviamente l'obiettivo numero uno era non far fallo. Sono arrivati due di McCullough. Nel frattempo Pistoia batte Trento 105-80, dunque anche in caso di successo non saranno eventualmente playoff per la Vanoli. Terminano qui, diciamo così, le chance della Vanoli Cremona. Questa è la situazione, falli 4 per Pecchia, McCullough già fuori dalla partita, Visconti 4 anche per Cinciarini. 6 secondi e 7 con un possesso a dividere le due squadre. Adesso vediamo la rimessa disegnata da coach Sacchetti e dai suoi assistenti. Cinciarini fa la rimessa, pronte due uscite, c'è anche Galli in campo per Cremona. Galli, Piccoli, Eboa, Lessi e Corey Davis, quintetto prettamente difensivo. Dall'altra parte Cinciarini, Mazzola, Tambone ovviamente.
e McDuffie avrà fuori anche rivedete a partire lontano dalla palla. Palla messa subito nelle mani di Tambone per Cinciarini che fugge, arriva ora al fallo a 2 secondi e 1, quindi verosimilmente per Cinciarini ne basta uno. Dentro McCollough che picchia, fuori Galli e Piccoli. Segna Andrea Cinciarini. Due su due per Cinciarini. Palla rimessa in gioco, ma finisce qui. Vince la Carpegna Prosciutto Pesaro 91 a 86 contro la Vanoli Cremona. Pesaro ha fatto quello che doveva fare, battere Cremona. Vanoli che ha maggior ragione, tra virgolette, chiude qui la sua stagione, la sua comunque ottima stagione, ma l'ha detto Cavina nel prepartita, abbiamo fatto una stagione straordinaria, tanti tantissimi meriti, poi ci sarà anche l'ultimo impegno nel derby contro Milano. Pesaro domenica 5 è attesa dal match del Taliercio contro l'Umana Reyer Venezia. La partita delicatissima, anche perché di fatto Treviso, manca l'ufficialità, ma meno di grandissimi ribaltoni, ha vinto a Varese e soprattutto Brindisi sta vincendo a Venezia. Quindi davvero si prospetta una trentesima giornata di fuoco e fiamme. Pesaro comunque chiude la sua stagione davanti al proprio pubblico con una vittoria. Cinciarini, McDuffie e compagni tutti intorno, piccoli tifosi che hanno fatto invasione di campo. Tifosi di Cremona salutano i suoi idoli. Vedete tutti col telefono a guardare ancora il finale da Varese. Però Treviso è avanti 93 a 100. Però sicuramente quello che ha fatto Pesaro oggi era decisivo, a maggior ragione con la vittoria di Treviso. Questa vittoria è decisiva e c'è Matteo Tambone. Matteo, hai fatto 4 canestri decisivi nel terzo quarto che hanno tenuto in piedi la squadra. L'hai presa sulle spalle, ma anche Pesaro nel suo complesso ha cambiato intensità, soprattutto in difesa. Bisognava vincere questa sera e avete vinto. Bisognava vincere a tutti i costi. Siamo partiti un po' soft nei primi 2 quarti, ma secondo me per la tensione della partita. Poi nel terzo e quarto quarto abbiamo difeso molto meglio, più aggressivi, più convinti in attacco, anche presi tiri convinti e con decisione, e siamo usciti a vincere questa partita. Settimana prossima siete a Venezia, questa è la settimana del rush finale. Da capitano, quali sono le responsabilità nel tirare fuori l'ultima energia nervosa a questa squadra? Ma andare avanti l'ho fatto l'ultimo mese abbiamo tirato fuori la grinta e abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra che quando prende ritmo è difficile da contrastare, quindi dobbiamo continuare così anche a Venezia. Queste le parole del capitano Matteo Tambone ai microfoni del nostro Nicola Bracci, e ringraziamo, siamo presi con i risultati dagli altri campi, c'era il capitano della VL pronto, partita stratosferica di Matteo Tambone, 24 punti segnati dal 15, quel grandissimo break nel terzo quarto, dovrebbe esserci anche coach Sacchetti tra poco ai nostri microfoni, mentre continua così la festa in casa VL, ma ovviamente tutto da giocare ancora, tutto alla trentesima giornata. Love che scatta qualche selfie con i tifosi, il pubblico, il calore del pubblico di Pesaro. Come ha detto Cremona, la prossima avrà Milano. Avete sentito anche delle parole di Tambone. Pesaro troverà la Reyer Venezia domenica 5. Venezia che in questo momento è sotto con Brindisi a 5 minuti dalla fine. Venezia che
ovviamente già qualificata ai playoff. Deve soltanto capire in che posizionamento. Dunque, nelle sfide tra Pesaro e Cremona, per quanto riguarda Pesaro, il computo è 7-7, con 14 vittorie per Cremona e 13 per Pesaro in generale. Questa è la partita di Matteo Tambone, 24 punti in 31 minuti con queste percentuali. Ci sono anche 5 rimbalzi, metteteci dentro anche quei due recuperi che vanno a pareggiare e come quelle due palle perse. Insomma, quest'oggi il capitano della VL, tipo di Graz in Austria, ha trascinato la Carpegna Prosciutto alla vittoria. E ancora aspettiamo coach Meo Sacchetti, e dunque la partita degli ex l'ha vinta coach Sacchetti e non dall'altra parte Zanotti e Bois e Lessi, tre che si sono visti qui alla Vitrifrigo Arena. Queste le statistiche finali: 14 su 33 da 3 punti di Pesaro, che batte per così dire quel quasi 63% da 3 punti, da 2 punti scusatemi, di Cremona. Il computo dei rimbalzi è a favore della Vanoli, di solo un rimbalzo difensivo. Non ci sarà dunque ai nostri microfoni coach Sacchetti, e si è subito diretto verso gli spogliatoi anche per parlare con i suoi ragazzi. E allora noi ci rivediamo gli highlights di questa partita e poi ritorniamo prima dei saluti anche per vedere la situazione di classifica e tutti i risultati. Questi gli elez della gara, della vittoria della Carpegna Prosciutto 91-86 contro Cremona. Gli altri risultati degli altri campi, come detto, Treviso ha vinto a Varese 100-95, supera il centello anche Pistoia a Trento 105-80. Delle partite già concluse, vittoria anche di Sassari su Scafati 99-74. Dunque si giocherà tutto alla 30ª giornata. Eccoli qui in grafica i risultati già maturati, quella vittoria di Treviso che in caso di sconfitta di Pesaro avrebbe condannato la Carpegna Prosciutto. Così non è: all'ultima giornata Pesaro è quindi obbligata a vincere a Venezia e non solo, e sperare in una sconfitta di Treviso per agguantare un'altra, forse l'ennesima vista la storia recente della Carpegna Prosciutto, salvezza. Finisce qui dunque Carpegna Prosciutto 91, Vanoli Cremona 86. Kevin Bertoni, una buona serata.
Ebua. Magis Magnafi. Magis Magnafi. Emma Pesaro.